Ti. Buonasera, buonasera a tutti agli amici di FVG Sport Channel e al Black Staff. Benvenuti alla terza puntata di Sport and Roll. Questa sera al Black Staff abbiamo il concorso per i nuovi chitarristi emergenti, il Guitar Contest, giunto alla settima edizione. Ormai, come di consuetudine delle ultime due edizioni, il presentatore del Guitar Contest è Iki. Facciamogli un grande applauso, dai ragazzi, diamole, daghe. Benvenuti alla settima edizione del Guitar Contest a Blackstaff. Ora vi presento Alberto Savorgnan from Bicinico. Bicinico, provincia di Mondo. Ok, da quanti anni sono? 16. Ottimo, con quale maestro? Dottor Giannetto. Oh, è un genio quell'uomo. E con quale gruppo stai suonando adesso? Facciamo cover dei Beatles da qualche mese a questa parte. Beh, Beatles, complimenti. E qual è il tuo gruppo preferito invece, di ogni tempo? Guns N' Roses. E il chitarrista preferito? Il mio amore, Slash. Quando mi sono sposato, avevo la sua maglietta addosso. Sotto o sopra? Sotto, ma finita la cerimonia, sopra. Ottimo. Cioè, mia nonna mi ha proibito di indossarla durante la cerimonia religiosa. Non mia moglie, mia madre. È un po' bruttino da vedere magari con il vestito fuori, però complimenti, io sono commosso da questa. Siamo davanti a Dio, c'era sia mia moglie che anche Slash. Sì, guarda che questa cosa tua moglie forse non la sa, ma. No, la sapeva già da prima. Ok, ottimo. Ragazzi, questo è Alberto Savagnan da Bicinico. Qui con lo sponsor del Guitar Contest, ti presenti e ci parli anche un po' del tuo negozio di musica e di come collabori con Black Staff e con gli eventi musicali che si tengono qui? Certo, ciao, sono Tony, ho aperto un negozio di strumenti musicali in via Martignacco e si chiama Gear Shop e da quest'anno collaboro attivamente con Joe e con i Black Staff per la maggior parte degli eventi live che sono stati realizzati. Nella fattispecie adesso per il Guitar Contest ho messo a disposizione la strumentazione, nonché i premi. A proposito di questi premi, so che ce ne sono due, ci parli un po' anche di questo? Certamente, allora, il primo premio assoluto è la chitarra che sto brandendo in questo momento, una LTD Limited Edition, mentre per gli Under... Per i più piccoli c'è un doppio pedale della Ibanez, un Gemini. Max Zanottini da
Il mondo. Il mondo e l'infinito e oltre. Che suona da quanti anni? È una ventina. Una ventina d'anni. Questo ragazzo ha 20 anni e suona da quanti anni? 20. Ottimo, l'ha appena nato e ha la chitarra in mano. Bravissimo, ottimo. Con quale gruppi suona? Anzi, più di uno adesso, se non sbaglio. No, adesso attualmente solo con uno, perché ho lasciato tutto il resto, puntando all'unico gruppo che adesso mi sta dando belle cose, che sono i Party Animals, con cui abbiamo fatto un demo e stiamo producendo cose molto interessanti e finalmente basta cover ma pezzi nostri. Bravo, confermo, i Party Animals sono un grande progetto, hai fatto bene puntare sulla qualità. Questo era Max Zanuttini dei Party Animals, grazie. Rock and roll. Rock and roll. Questa settimana le telecamere di Sport & Roll hanno visitato i campi del rugby Udine, le giovanili. Io sono Leonardo, sono vicepresidente dell'Udine Rugby Junior e allenatore dell'Under 12 che abbiamo l'onore di avere qua insieme a noi. La nostra società è la società giovanile della Udine Rugby che gioca nel campionato di Serie A e noi seguiamo tutta la parte giovanile dai bambini dell'Under 6, quindi bambini di 5 anni, fino ai ragazzi dell'Under 16, quindi fino ai 15 anni. Per quanto riguarda le categorie inferiori, quindi 6, 8, 10 e 12, l'attività diciamo agonistica, l'attività federale consiste in partite o meglio piccoli tornei che si chiamano concentramenti, durante i quali noi incontriamo una o due società e quindi praticamente con la formula del tutti contro tutti, ogni squadra senza una classifica finale, abbiamo l'opportunità di dar vita a tutta l'attività che facciamo durante la settimana. In più su questa attività che si chiama appunto di concentramenti c'è un'attività torneistica che adesso avrà il grosso dell'anno e che quindi consiste in tornei proprio classici con un giro di qualificazioni, semifinali e cose di questo tipo. Quest'anno parteciperemo al torneo Topolino, che è uno dei tornei, è il torneo sicuramente più importante della nazione italiano, è un torneo giovanile e durante questo torneo, a questo torneo parteciperemo con le categorie 8, 10 e 12. Invece l'attività delle altre categorie, la 14 e la 16, è fatta sotto formula di campionato, quindi diciamo che iniziano l'attività ad ottobre e la finiscono circa ad aprile. Dire che il rugby è uno sport per tutti, è uno sport che inquadrando i ragazzi si vede che ci sono ragazzi esili e ragazzi più corpulenti, più muscolosi. È uno sport che ti dà la possibilità di stare all'aperto e di conoscere gente, di conoscere amici con i quali veramente costruire un ottimo rapporto d'amicizia. E anche in occasione delle partite che andiamo a fare i concentramenti, quando conosciamo le altre squadre, il famoso terzo tempo penso che sia una delle cose più piacevoli delle nostre partite. Siete d'accordo? Sì! Okay. Junior!
Ok, siamo qui con Loris Venier, il più giovane concorrente del Guitar Contest di quest'anno. Viene da Maiano e va ancora alle scuole? Medie. Perché ha quanti anni? 13. Ok, lui è un grande chitarrista, ha fatto una sorpresa stasera, ha strabiliato il pubblico con una performance impensabile per la sua età. E il suo genere preferito qual è? Rock blues, strumentale anche. Ottimo, e qual è il gruppo con cui adesso nel passato avresti voluto suonare? Avrei voluto suonare con i Guns N' Roses e mi sarebbe piaciuto. Mi piacerebbe duettare con Joe Satriani. Ottimo, bravissimo. E il tuo maestro chi è in questo momento? Roberto Scruzzi. Vieni seguito da lui. Beh, complimenti anche al tuo maestro. Soprattutto, anche possiamo dirlo subito, vorresti farti un gruppo da solo per i prossimi mesi, i prossimi anni? Mi piacerebbe. Ok, quindi ragazzi, abbiamo Loris e sarà una promessa per i prossimi anni. Grazie e arrivederci. Altrettanto. Eccoci qua con i Dolcetti, duo musicale, e ospiti qui stasera al Black Staff, che ha visto lo svolgersi del Guitar Contest. Siamo qui con loro che hanno ricevuto un riconoscimento decisamente importante perché sono nominati come disco del mese da un'importante rivista della musica, The Guitar Techniques, e quindi questa è una bellissima cosa. Insomma, ci parlate un po' della vostra musica e del vostro duo. Ciao a tutti, noi siamo i Dolcetti, io sono Gianni, lui è Eric. I Dolcetti sono il nostro gruppo, che è un duo strumentale che fa della musica pazzesca e furibonda. E che altro dire? Penso di una sintesi perfetta. Questo ultimo vostro disco, da cosa ha tratto ispirazione, se posso chiedervelo? Da che cosa trae ispirazione? Non lo sappiamo esattamente, semplicemente ci troviamo in sala prove, ci divertiamo a suonare e poi mettiamo assieme un certo numero di idee e le facciamo funzionare in certo modo. L'arte è arte, insomma. In particolare stasera avete visto appunto questo Guitar Contest con dei giovani aspiranti musicisti che si sono messi alla prova. Quali sono state le vostre impressioni a riguardo? Io sono rimasto colpitissimo per l'entusiasmo con cui tutti questi giovani hanno partecipato. Ok, tu invece cosa ne pensi? Ma io penso che sia un'iniziativa importantissima. Ok. E comunque, insomma, avvicina i giovani alla musica e avvicina soprattutto il pubblico a seguire della buona musica in bei locali dove si beve buonissima birra. Per cui, insomma, pollice su per queste iniziative qua che sono fantastiche. Quali sono i vostri progetti nell'immediato futuro? Mi dicevi che avevi in mente un tour, un giro di concerti in Inghilterra, quindi insomma qualcosa di notevole. Cosa ci puoi dire a riguardo? Noi vorremmo fare luce sulla sparizione di Lady Di, per cui questi concerti che adesso andiamo a fare sono in realtà una sorta di copertura per una missione che è ben più alta, perché Eric ha vissuto degli anni in Inghilterra, proprio la seconda metà degli anni 90, quando questa cosa è successa, e non fatemi dire niente, ma lui ne sa molto di più di quanto vuole far credere. Per cui questi concerti che facciamo adesso in Inghilterra saranno una maniera per permettere a Eric di fare finalmente luce su tante cose, e non fatemi dire niente. Ma insomma, Eric, ci puoi dare qualche indiscrezione, anticipazione al riguardo? Siamo tutti curiosi, visto che è una cosa così, insomma, che tocca l'animo comune, direi, perché è una storia che ha appassionato tutti. Guarda, ti dico che per andare in Inghilterra abbiamo dovuto fare passaporti falsi con falsi nomi, perché, guarda, mi vede coinvolto in maniera...
Diciamo che Eric, quando è tornato in Italia dall'Inghilterra, aveva una bolletta telefonica di 1000 sterline di quant'era ed è scappato, per cui no, scherzi a parte, facciamo adesso questa serie di concerti in Inghilterra. Il nostro disco soprattutto in Inghilterra sta andando bene, per cui siamo molto contenti di andare a suonare lì, ma per quanto sia grande la felicità di andare a suonare lì, non è niente paragonata alla gioia di fare questa intervista per questo programma con tutti voi amici. Ecco, grazie mille, anche per me è una gioia estrema averti qui con me a bere della buonissima birra qui a Black Staff, che va sempre bene. Insomma, in bocca al lupo ai Dolcetti per il loro tour in Inghilterra e complimenti ancora per il premio. Grazie. Gabriele Codutti da? Udine. Che suona da quanti anni? 3 e mezzo. E con quale maestro? Michele Pirona. E che gruppo suoni? Adamantio. E chi cercate? Un batterista. E su Facebook avete tutte le informazioni per questo gruppo fantastico che cerca un batterista. Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? Sì, che siamo l'Adamantio con l'H e che potranno sentirmi le mie abilità lì. Ottimo, grazie. Ragazzi, ciao, anche oggi siamo riusciti a rubare le frequenze, sono sempre il vostro incubo, siamo sempre nel camper dell'amicone Pella, il psicadelico. Ale! Allora, ragazzi, anche oggi, come al solito, la mia missione è proprio questa, quella di presentarvi qualche disco. Che bello anche questo. Ma i Beatles, qualcosa troveremo, dai. Ma sì, dai, parliamo di questo disco qua, un po' strano, un po' bizzarro. È un disco del 1970, un disco rarissimo. Ora, l'originale, questo non è un originale per mia sfortuna, l'originale vale quasi 2000 euro, pensate un po' voi che quotazioni iniziano a raggiungere questi dischi. Come dicevo, questo è un disco un po' strano perché loro si chiamavano originalmente i Tuesday Children e nel 1969 la Philips li ha ingaggiati per fare un disco. Ci hanno messo quasi un anno per fare questo disco, solo che dopo
il nome gli sembrava un po' fanciullesco, un po' bambino, e quindi avevano deciso di chiamarsi Zar. Ma anche Zar non era bello, e quindi ci hanno messo una C davanti. Quindi loro sono i Czar, fanno una musica abbastanza progressive rock, ed è davvero, davvero un bel disco, non solo per la radio. Ok, oramai è consuetudine farvi ascoltare un brano, visto la fortuna che abbiamo da questo buon camper che ha un impianto stereo con giradischi, quindi io vi faccio ascoltare un disco. Ora lo mettiamo su, per partire anche un pezzo. E che dire, cari ragazzi, secondo me è la fortuna avere giradischi e ascoltare i dischi di un tempo. Ok cari ragazzi, anche per questa settimana è tutto, addio! Allora siamo qui con Matteo Daros, altro concorrente del Guitar Contest, che viene da Azzano Decimo. Azzano Decimo, che è un grandissimo posto. E lui è un, diciamo così, un wannabe musician, cioè praticamente uno che vuole vivere con la musica. Che lavoro fai e come ti gestisci un po' la musica così nella tua vita? Beh, allora ho avuto la fortuna quest'anno di cominciare a insegnare a qualche allievo. E il resto me lo guadagno suonando per locali, sagre, sempre cover, perché qua è dura far musica propria, e lo sappiamo tutti, e basta. Per il resto sono uno studente, studio sempre chitarra moderna a Milano e a Treviso all'MMA. Sei parecchio, parecchio impegnato con la musica, ok, non hai tempo per altro, complimenti. Ottimo così, bisogna riempirsi di rock and roll. Ok, grazie, questo è Matteo Daros, altro concorrente, e ripeto, è stato anche lui una sorpresa per il Guitar Contest, arrivando da oltre tagliamento. Grazie. Ciao. Mi piace Hell's Bells. Mi chiamo Nicolas e mi piace la musica house. Mi chiamo Tommaso e mi piacciono gli AC/DC. Mi chiamo Zoe e mi piace rock. Mi chiamo Alessandro e mi piacciono gli AC/DC. Va bene. Mi chiamo Lorenzo e mi piacciono gli AC/DC. Sono Axel e mi piacciono gli AC/DC. Sono Tommaso e mi piacciono i Kiss. Davide e mi piace tutta la musica. Francesco e mi piace ascoltare la musica di Beethoven. Sono Emanuele e mi piacciono gli AC/DC. Mi chiamo Marco e mi piace Zucchero. Mi chiamo Simone e mi piace Enne. Sono Giovanni e mi piace J-Ax.